Oh, buongiorno a tutti e benvenuti. A me spiace irrompere su una notizia che magari è già stata metabolizzata e presa per buona, ma mi permetto anche un po' da lontano, mi rendo conto, ma mi permetto di dire che ieri a casa Milan non c'è stato nessun vertice di mercato, nel senso che Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani parlano di mercato ogni giorno e si tengono in contatto più volte al giorno sul mercato. Quindi non c'è bisogno di una riunione importante a casa Milan per il mercato. Se riunione c'è stata a casa Milan e c'è stata, è perché a 360 gradi si vuole fare in modo che il club funzioni sempre meglio. Quindi indirizzi strategici, visione, ma anche procedure di lavoro ed efficienza, perché l'obiettivo della proprietà rossonera, l'obiettivo di Red Bull, di Gerry Cardinale, è di avere un club sempre più efficiente. Perché so che per noi fanciullini sembra che esista solo il mercato, ma per un club non è così. Per un grande club che deve fare progetto di qui a molti anni a venire, non è solo il mercato il fondamento di tutto. Poi, ripeto, se ieri si è parlato di mercato dentro la riunione a casa Milan, è stata per fare il punto quotidiano della situazione che comunque viene fatto tutti i giorni, anche più volte al giorno, ripeto, fra Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Quindi non è che ieri sera leggevo e uso un'espressione vintage, molto vintage, molto age, trasecolavo ogni volta, ma è possibile che il Milan debba attendere il 22 di luglio per fare il budget sul mercato? Sarebbe grave. Poi fai il budget sul mercato quando il mercato è già partito e già hai fatto delle operazioni sia in entrata che in uscita. Quindi no, ieri non era una riunione di budget, è stata fatta quella settimane fa in un altro blitz di Gerry Cardinale a Milano, perché mi raccontano che Gerry Cardinale usa gli aerei esattamente come noi usiamo la linea della metropolitana. Quindi quello è stata fatta quel tipo di punto della situazione lì è stato fatto alcune settimane fa, sempre a Milano. Per quanto riguarda invece la riunione per lo stadio, e non è un caso che ieri si sia parlato di indirizzi strategici e visione. Poi l'incontro di oggi a Palazzo Marino era già in programma, si sarebbe tenuto a prescindere da quanto avvenuto ieri a casa Milan. Però avete visto l'evoluzione della notizia: in un primo momento si pensava che ci fosse anche Gerry Cardinale, invece non è stato così, ed era presente il presidente del Milan Paolo Scaroni e non il proprietario rossonero Gerry Cardinale. Per cui, da questo punto di vista, diciamo che quanto accaduto oggi a Palazzo Marino non è stato uno sviluppo della riunione di ieri a casa Milan, era presente anche l'Inter, evidentemente, quindi era una riunione a più parti organizzata da tempo, e il nuovo stadio è fondamentale. È fondamentale. All'incontro di oggi era presente anche l'Inter, che immagino abbia, dopo il cambio di proprietà, il passaggio a Oaktree, una determinazione, una visione, una strategia più chiara, più forte, più veloce rispetto allo stadio, sullo stadio, sul nuovo stadio, rispetto a quanto accadeva con la proprietà precedente, che evidentemente aveva altre sue priorità ed era in altre, diciamo, questioni affaccendate. Per cui, insomma, questo è un po' quello che è successo nelle ultime 24 ore, diciamo così, a Milano. Anche perché, se ieri con tutti i livelli più rappresentativi del club, gli stati maggiori del Milan, si fosse tenuta una riunione di mercato, non sarebbe vero quello che ci raccontiamo costantemente, cioè che il Milan fa il mercato in maniera collegiale. E farlo in maniera collegiale non significa che alcuni fanno pezzi di mercato e poi ci si riunisce per fare il punto della situazione. No, non è così. Non è così. E ieri è stata fatta una riunione che aveva come base portante l'efficienza, il progetto e la strategia del club.
non incentrata solo sul mercato. E ripeto, il punto sul mercato che è stato fatto ieri è stato fatto dopo tutti quelli che vengono fatti quotidianamente, ripeto, fra la proprietà, l'emanazione della proprietà e il CEO dell'azienda, che è appunto Giorgio Furlani. Per cui da questo punto di vista il mercato si fa collegialmente in team tutti i giorni e tutti noi ci auguriamo, evidentemente. Leggevo oggi sulla rassegna stampa che Paolo Fonseca gradirebbe avere un certo tipo di centrocampista, un certo tipo di difensore, e questo va nell'ottica di quello che ci siamo sempre detti. Un centrocampista difensivo e un difensore centrale mancino che possa essere molto utile in un certo senso per fare filtro e in un certo senso per dare ulteriore forza, ulteriore compattezza alla squadra quando si chiude, quando deve difendere, quando deve respingere. Leggo ancora dell'interesse del Newcastle per Malik Chao. È un interesse che è rimasto, perché era un interesse. Vedremo se poi si sposterà dal livello mediatico al livello successivo. In effetti l'interesse credo di aver intuito. Io qualche chiacchierata fa, qualche video fa, quando ogni tanto metto. Io ogni tanto metto, non so quanti di voi se ne accorgono, non so quanto di voi interessi, ma metto la modalità cortina fumogene, cioè cerco di dire nel modo più etereo e più aereo possibile alcune cose che bollono. E qualche video fa avevo provato a dirvi appunto che il mercato bisogna vederlo a 360 gradi, sono cose che possono succedere in un senso o nell'altro. Quindi vedremo che cosa accadrà a livello del Newcastle per Malik Chao. Resta il fatto che Malik Chao è un titolare del Milan. Io per titolare intendo i primi 14, 15, 16 giocatori della squadra. Quindi per qualsiasi giocatore titolare di qualsiasi squadra italiana vale la regola che se arriva un'offerta importante va valutata e contemperata. Ma l'interesse concreto che potrebbe essere, che leggo da parte dei giornalisti di mercato, non è un'offerta. Quindi le trattative iniziano non quando c'è l'interesse concreto, ma quando c'è l'offerta, l'eventuale controfferta, la domanda, la controdomanda. Ecco, quelle sono trattative. Per cui che su Malik Chao resista questo scenario da parte del Newcastle è un fatto che può essere, però, sapete, fino a che si parla di interesse concreto e non di trattativa, siamo nel campo del vale tutto, per cui attendiamo eventuali passi in avanti, eventuali sviluppi della situazione, eventuali, perché l'interesse concreto presuppone una eventuale trattativa. Quando la trattativa è effettiva, è effettiva. Se è eventuale, siamo ancora nel campo delle chiacchierate e delle discussioni, non delle trattative. A più tardi.